Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ancora una volta ho avuto la gioia di battezzare alcuni bambini nella odierna festa del battesimo del Signore. Oggi erano 32. Preghiamo per loro e per le loro famiglie. La liturgia di quest'anno ci propone l'evento del battesimo di Gesù secondo il racconto del Vangelo di Matteo. L'Evangelista descrive il dialogo fra Gesù che chiede il battesimo e Giovanni Battista che vuole rifiutarsi e osserva: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Questa decisione di Gesù sorprende il Battista. Infatti il Messia non ha bisogno di essere purificato. È lui invece che purifica. Ma Dio è il Santo. Le sue vie non sono le nostre. E Gesù è la via di Dio, una via imprevedibile. Ricordiamo che Dio è il Dio delle sorprese. Giovanni aveva dichiarato che fra lui e Gesù esisteva una distanza abissale, incolmabile. «Non sono degno di portargli i sandali», aveva detto. Ma il Figlio di Dio è venuto proprio per colmare questa distanza fra l'uomo e Dio. Se Gesù è tutto dalla parte di Dio, è anche tutto dalla parte dell'uomo e riunisce ciò che era diviso. Per questo egli replica a Giovanni: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Il Messia chiede di essere battezzato perché si compia ogni giustizia, si realizzi il disegno del Padre che passa attraverso la via dell'obbedienza filiale, della solidarietà con l'uomo fragile e peccatore, e la via dell'umiltà e della piena vicinanza di Dio ai suoi figli. Anche il profeta Isaia annuncia la giustizia del servo di Dio, che realizza la sua missione nel modo con uno stile contrario allo stile mondano. «Non griderà né alzerà il tono», dice il profeta. «Non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta». È l'atteggiamento della mitezza. È questo che ci insegna Gesù con la sua umiltà, la mitezza. L'atteggiamento della semplicità, del rispetto, della moderazione, del nascondimento, richiesto anche oggi ai discepoli del Signore. Quanti, è triste dirlo, ma quanti discepoli del Signore si pavoneggiano di essere discepoli del Signore? No, non è un buon discepolo quello che si pavoneggia. Il buon discepolo è l'umile, il mite, quello che fa il bene senza farsi vedere. Nell'azione missionaria, la comunità cristiana è chiamata ad andare incontro agli sempre, proponendo e non imponendo, dando testimonianza, condividendo la vita concreta della gente. Appena Gesù fu battezzato nel fiume Giordano, si aprirono i cieli e scese su di lui lo Spirito Santo come una colomba, mentre dall'alto risuonò una voce che diceva: «Questo è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Nella festa del battesimo di Gesù riscopriamo il nostro battesimo. Come Gesù è il Figlio amato del Padre, anche noi, rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, sappiamo di essere figli amati. Il Padre ci ama tutti, oggetto del compiacimento di Dio, fratelli di tanti antefratelli, investiti di una grande missione per testimoniare e annunziare a tutti gli uomini l'amore sconfinato del Padre. E
questa festa del battesimo di Gesù ci fa ricordare il proprio battesimo, il nostro battesimo. Anche noi siamo stati rinati. Nel battesimo è venuto lo Spirito Santo a rimanere in noi. Per questo è importante ricordare, sapere qual è la data del mio battesimo. Noi sappiamo qual è la data della nostra nascita, ma non sempre sappiamo qual è la data del nostro battesimo. Sicuramente qualcuno di voi non lo sa. Un compito per fare a casa. Quando tornerete, domandate: quando sono stato battezzata? Quando sono stato battezzato? E festeggiare nel cuore la data del battesimo ogni anno. Fatelo. Anche è un dovere di giustizia verso il Signore che è stato tanto buono con noi. Maria Santissima ci aiuti a comprendere sempre più il dono del battesimo e a viverlo con coerenza nelle situazioni di ogni giorno. Angelus Domini, nunciabit Maria. Et concepit Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini et officiamur promissionibus Christi. Grazie an Tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloria perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et nunque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Rivolgo a tutti voi, cari romani e pellegrini, mio saluto cordiale alle famiglie, ai gruppi parrocchiali, alle associazioni e ai singoli fedeli. Saluto i giovani del movimento dei focolari provenienti da Colombia, Brasile, Paraguay e Corea, convenuti a Roma per un corso di formazione a 100 anni della nascita della serva di Dio Chiara Lubich. Saluto i fedeli di Otranto e il coro Alma Gaudia de Manduria. Auguro a tutti voi una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.